Salve da Cropalatti, oggi prepariamo la parmigiana di melanzane biologiche delle macchie e delle coserie. Per preparare la parmigiana mi occorrono almeno, diciamo così, 1 chilogrammo di melanzane. In questo caso prendiamo queste melanzane abbastanza grandi, di forma ovale. Adesso faremo delle fettine con questa diavolina, diciamo fettine più o meno di 4-5 mm, diciamo mezzo centimetro vanno bene. Aspettiamo in questo modo e vediamo come devono venire. Più o meno vanno bene così. Faremo tutte le altre melanzane allo stesso modo. Possiamo mettere adesso in questo scolapasta le fette di melanzane. Faremo delle pile così. Metteremo subito un po' di sale, diciamo un pizzico per ogni strato, in modo da poterle spurgare almeno per un'oretta. Ecco completate le pile delle melanzane a fettine. Adesso mettiamo questo piatto, sovrapponiamolo. Ecco, abbiamo messo un peso, anche una piccola pentola di 1 chilo è già sufficiente per pressare le melanzane. Ecco. Adesso prepareremo il sugo che ci servirà per condire le fette di melanzane. Utilizziamo anche una bella cipolla grossa delle macchie delle coserie, simile a quella di Tropea, e mettiamo anche qualche peperoncino piccante. Possiamo tagliare la cipolla, la dividiamo, togliamo l'estremità, togliamo la buccia, quella dura, possiamo adesso velocizzare questo passaggio, fare in questo modo. Praticare queste parti trasversali, diciamo anche di mezzo centimetro. La cipolla è pronta, non serve farla troppo piccola, va bene così. Nel frattempo possiamo anche tagliare a rondelline il peperoncino. In questa bella padella d'acciaio possiamo adesso preparare il sugo che ci servirà per la parmigiana. Mettiamo a scaldare più o meno 3-4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo anche 2 piccoli spicchi d'aglio che schiacceremo, giusto così, non importa, almeno lo metto sempre un po' di aglio da un valore aggiunto. Versiamo la cipolla e il peperoncino. Facciamolo rosolare un po'. Se lo preferite potete mettere più o meno la cipolla che ho messo io, un po' abbondante, perché la cipolla ha la caratteristica di cacciare un pochettino l'acidità, di togliere l'acidità del pomodoro. Possiamo aggiungere adesso il pomodoro. La salsa di pomodoro, una bella passata. Adesso sciacqueremo pure la bottiglia e aggiungeremo quel po' di acqua dentro il sugo. Ok, possiamo mescolare in maniera omogenea. Adesso aggiungiamo il sale quando basta, più o meno fate una bella mangiata di sale, poi questo lo dovete valutare voi. Possiamo aggiungere anche un pizzico di pepe nero macinato fresco,
possiamo mettere adesso il coperchio e lasciamo cuocere almeno per, diciamo, 35 minuti, ecco, anche a fuoco medio, va bene così. Ogni tanto diamo una girata. Adesso possiamo tagliare a cubetti i fiori di latte. Volendo potete anche mettere la mozzarella, il caciocavallo, va meglio. Io ho questo qua a disposizione, va bene lo stesso. Tagliamolo prima a fettine di mezzo centimetro. O si possono prendere più o meno la metà delle fettine. Si possono fare delle striscette così. E poi si possono tagliare tutti insieme, più piccoli possibili. Ok, terminiamo anche l'altra parte. Dopo un'oretta e passa, anche due vanno bene lo stesso, le nostre melanzane sono pronte per essere sciacquate sotto l'acqua corrente fredda. Adesso le sciacquiamo una a una. Adesso le possiamo mettere su questo canovaccio, su questa tovaglia, tutte quante una vicino all'altra, ecco, in modo da poterle asciugare bene. Ok, possiamo adesso sovrapporre il telo. Tamponiamo con le mani. Il sugo è pronto, come vedete, bello cremoso, bello denso, profumatissimo. Adesso prepariamoci per la frittura delle melanzane che abbiamo reso a fette e spurgato nel sale. Adesso versiamo 1,5 litri di olio, anche 1 litro va bene. Olio di girasoli, olio di semi, va bene così. Controlliamo la temperatura, che la portiamo a 170 gradi, va bene così. Adesso possiamo cominciare a mettere le fettine. Utilizziamo una pinza da cucina e cominciamo a calare. Ecco come si presentano già le nostre fette di melanzane. Basta fare una girata, questa qua potete vedere che è già pronta. La possiamo mettere dentro questa ciotola su della carta assorbente. Andiamo avanti allo stesso modo, una girata, ecco qua. Quando diventeranno un po' dorate si possono togliere. Diciamo che ci vogliono almeno 4 minuti per poterle cuocere. Siamo verso la fine della cottura, della frittura delle fettine di melanzane. Quando le mettiamo in questa ciotola, conviene sempre mettere sempre della carta, quindi si fa uno strato di melanzane, poi una carta assorbente e poi ancora altre melanzane a coprire. Così le facciamo asciugare il più possibile dall'olio, che sembra una cosa un pochettino, diciamo così, cancerogena. Ok, adesso possiamo cominciare in questa pirofila di vetro. Mettiamo un fondo di questa bellissima salsa, questo bellissimo sugo che abbiamo preparato. Ci mettiamo un bel po' in modo che non si attacchino le melanzane.
Niente, le melanzane non le possiamo prendere adesso mano a mano e possiamo cominciare a posizionarle nella parte bassa. Prima le mettiamo in verticale e poi in orizzontale. Cerchiamo di non lasciare spazi. Ok, abbiamo completato la prima pila, il primo strato, vedete? Con le mani possiamo anche fare un po' di pressione. Mettiamo il fiore di latte con un po' di mozzarella, così. Possiamo mettere un po' di salsa a tocchetti, così, giusto per dare un po' di tocco. Non è importante mettere troppo, ecco. Possiamo mettere anche un po' di pepe macinato fresco. E possiamo mettere anche un po' di formaggio grattugiato locale nostro. Ok. Possiamo adesso proseguire con un altro strato di... Adesso li mettiamo in orizzontale. Ce lo mettiamo. Consiglio di essere generosi con le fettine perché ce ne vanno un bel po'. Un chilogrammo sicuro bisogna metterlo. Ok, abbiamo fatto un altro strato, facciamo la stessa cosa, mettiamo sempre il nostro fior di latte, con una... abbiamo messo anche due mozzarelle, quindi ancora 200 grammi di... Volendo anche, si può mettere il caciocavallo silano, la provola, ma il caciocavallo silano dà una forza maggiore a questo piatto. Però anche il fior di latte va bene per questo preparato. Se vedete, mettiamo sempre un tocchetto di questa salsa, in questo modo. Maneggiamo ancora un po' di formaggio, mettiamo un po' di questo formaggio nostro. Ancora un po' di pepe macinato. Andiamo avanti, adesso mettiamo di nuovo in questo modo, mettiamo in verticale. Possiamo anche schiacciare poco poco con le mani. Con il palmo si possono fare queste schiacciate, le mani che devono essere pulite. E adesso mettiamo ancora l'ultimo strato. Mettiamo ancora un po' di formaggio, un altro po' di pepe. Macinato fresco.
possiamo coprire completamente con la salsa di pomodoro, completamente. Completamente tutto il sughetto, lo possiamo far volare. Ecco qua. Ok. Adesso lo mettiamo al forno statico. 180 e 190 gradi per almeno, diciamo così, 40-45 minuti. Ecco la nostra pirofila al forno nella parte centrale, temperatura 180-190 gradi per 40-45 minuti. Verso la fine, per evitare che si possa bruciare la parte alta, metteremo anche un foglio di carta di alluminio. Ok, passati 40 minuti, adesso vedete ancora al massimo della temperatura. Adesso noi la facciamo andare ancora un po' chiudendo il forno, lasciando poco aperto così, e possiamo far cuocere ancora finché non si raffredderà. Ecco la parmigiana appena sfornata, bella cotta. Ok, adesso possiamo tagliare. Vediamo la parte cima, vediamo cosa è successo. Ecco la nostra parmigiana. Ecco la nostra squisita parmigiana, veramente molto deliziosa, si presenta di bellissimo aspetto come volevo io, molto saporita sicuramente. Adesso con un bicchiere di vino si gusterà questa specialità calabrese.